Molti che mi davano i consigli sapevano che erano del diavolo, me li sono mangiati io perché mi definisco una volpe. Grazie. Presidente. Prego. Presidente, una domanda sola. Presidente. Visto l'Allianz che, come dice, sarebbe comunque finanziato dalle banche, poi in un certo qual modo alle banche gli dobbiamo ritornare il finanziamento. Comunque questo è un altro discorso. Abbiamo saputo comunque del cavalluccio con gioia. Vorremmo sapere l'allenatore quali scenari futuri ci attendono, la squadra che allestiremo, come siamo con la Covisoc. L'allenatore, cerchiamo, sono quattro anni che sbagliamo allenatore all'inizio, cerchiamo di non sbagliare pure. Allora, quest'anno. Rispondo subito. Con la Covisoc è un problema formale perché manca una dichiarazione, quindi non abbiamo problemi. La squadra, l'ho detto, sarà iscritta al campionato. Per quanto concerne l'allenatore, mi sembra giusto parlare con Brini e devo dire che Fabio Brini è una persona per bene, è un grande professionista ed è venuto qua a prendersi una rogna che non tutti avrebbero preso, perché quando eravamo in quella posizione di classifica sarebbe stato difficile per qualunque allenatore gestire una squadra e una società di calcio. Quindi si parlerà con Brini, si sta già parlando con alcuni giocatori che hanno fatto la differenza. Guardate, e poi voglio lanciare un altro segnale che è passato purtroppo. La Salernitana è piena di prestiti. La Salernitana è una società che non ha giocatori a contratto. La Salernitana ha detto qualcuno, è una società dalla quale i giocatori si stanno svincolando. Allora, questi messaggi non devono assolutamente passare, perché vi dico una cosa, sapete perché? Sapete qual è la fortuna della Salernitana? Nessuno lo dice, la politica e la politica che questa società ha fatto da 4 anni, ve la dico io, quella che la Salernitana ha pochi contratti, perché oggi le società che hanno fardelli di contratti onerosi sono sul baratro, noi abbiamo pochi contratti e preferiamo andarci a scegliere con la liquidità senza avere il fardello di contratti, perché mi sono stancato di pagare i giocatori che per rescindere i contratti vogliono i soldi, andare sul mercato e prendere quello che ci serve, così come stiamo facendo con un giovane importante che ha giocato con noi, non vi faccio il nome perché fino a quando non è chiuso il contratto, così come faremo con altri giovani. La politica di oggi è quella di non avere contratti che sono debiti certi, o il giocatore gioca o non gioca o va fuori rosa, la società lo deve pagare. Quindi questi sono messaggi che devono passare, perché il non avere giocatori, vi assicuro che i giocatori che vengono qua, che sono uomini, che vogliono rimanere, sono venuti da me a chiedere: presidente, voglio fare un altro anno, altri 2 anni, e questi sono i giocatori che servono a noi, non i giocatori che vogliono solo il contratto e lo stipendio. Presidente, Alfonso Pugliese del centro di coordinamento, parlo a titolo personale, anche porto la voce di tutto l'esecutivo del centro di coordinamento. Vogliamo sapere, mi riallaccio al discorso fatto da lui, un po' entrare non nei problemi tecnici, perché noi come centro di coordinamento non abbiamo mai fatto un commento su Pingo Pallino, chi si acquista questo, se questo e quell'altro. Vogliamo sapere soltanto il futuro di questa società, avendola qui presenti anche il dottor Murolo, e vogliamo sentire gentilmente anche il suo parere. Vogliamo sapere il futuro. Murolo ha entusiasmo a rimanere a Salerno, perché abbiamo visto un po' demoralizzato. E poi volevamo dire, abbiamo parlato, ci interessa sapere
non il futuro prossimo, ma anche quello che sarà fra 2 o 3 anni. Abbiamo parlato di investimenti per lo stadio, bello vedere, ve ne diamo atto perché significa avere anche amore per la città, ma i cambi per creare un settore giovanile, è importante fare questi cambi. E volevo chiedere, bisogna farli per forza in quel posto dove è stata bocciata, o ci sta la possibilità di poterlo fare in un altro campo? Perché quello sarà il futuro, credo. È una considerazione personale, su Merino, scusate se mi permette, non è opportuno, visto che c'aveva ancora 27 anni, perché non è vecchio, oggi la media si è alzata, 36-37 anni, fagli fare una preparazione e un altro anno con la Salernitana e venderlo il doppio l'anno prossimo. Grazie. Allora, per quel che riguarda l'entusiasmo mio nei confronti della Salernitana, l'entusiasmo diciamo che è al 200%. Bravo Murolo, bravo. Ma non solo mio, ma da parte anche della mia famiglia, perché ho tutti i bambini che sono presi quotidianamente da questa incertezza che attanaglia me in questi ultimi giorni. L'incertezza da cosa è dipesa? È dipesa dal fatto che purtroppo oggi come oggi bisogna fare i conti anche con le proprie economie, economie d'azienda e economie legate anche al tempo. Io purtroppo devo dire che negli ultimi mesi ho il tempo che purtroppo cioè, mi manca sempre di più, ho le società che vivono anche esse un momento di crisi così come vivono quasi il 90% delle aziende italiane, quindi diciamo che le mie incertezze derivano dal fatto che garantire il campionato alla Salernitana, così come abbiamo fatto in questi ultimi anni, in maniera seria e concreta, si fa sempre più difficile. Perché negli ultimi 2 anni diciamo, i soldi tirati fuori sono stati tantissimi, anche inaspettati per certi versi. Tante mie attese sono state, in un certo qual senso, disattese dall'amministrazione, perché voi dovete sapere tutti che quando sono arrivato qui a Salerno la mia prima idea fu appunto questa del progetto della Rechi, ma non tanto per le mie economie o quelle di Lombardi, ma soprattutto per il bene della Salernitana, perché realizzare uno stato del genere avrebbe portato denaro, ricchezza alla Salernitana Calcio e alla città stessa di Salerno. Queste garanzie mi erano state date ampiamente dal sindaco De Luca e sono state e sono state totalmente disattese. Adesso perché per come non lo voglio sapere, perché questa è la realtà dei fatti, ragion per cui siccome i piedi per terra, io ho già detto 2 mesi fa che qualora non ci fosse stato un proseguo con l'amministrazione la realizzazione di questo benedetto stadio, io avrei potuto riflettere su una mia permanenza qui a Salerno. Oggi siamo ancora fermi così, nel senso che io appoggerò Antonio Lombardi per il bene della Salernitana finché mi sarà possibile. È chiaro che qualora dovessi accorgermi che c'è qualche imprenditore migliore di me, e sono certo che in Italia ce ne sono tantissimi, ce ne saranno tantissimi, io sarò pronto a fare un passo indietro, anche se ve lo dico, questo per me rappresenta diciamo una sconfitta e un grosso dispiacere. Questa, sempre perché noi diciamo le verità, questa è la risposta a chi dice che Lombardi e Murolo non vanno d'accordo. Valutate voi, ragazzi.